L'intellettuale partenopeo di antico conio, il fine musicologo, il sacerdote dei libri che paragonava la lettura a una droga e inseguiva l'oro delle belle lettere e dei filosofi, il giornalista dalla penna brillante e cesellata, ricca di sottotesti e di humor, ma capace anche di verdetti implacabili. Paolo Isotta era così, tanti volti per comporre, proprio come elementi di un'orchestra, la ricchezza di una personalità prismatica e anticonformista. La simbiosi con la musica l'aveva guidato alla docenza in prestigiosi conservatori, alla stesura di saggi sui massimi compositori italiani, ma anche al quarantennale impegno come critico musicale al Giornale di Montanelli prima e al Corriere della Sera poi. Aveva descritto grandezze e soprattutto debolezze della vita culturale italiana. Era un conservatore ribelle, con una deliziosa scrittura barocca, che ha pagato anche un prezzo elevato alla sua eccentricità. Costante e immutabile dunque quel temperamento che lo portava spesso a incrociare le lame con gli addetti ai lavori, celebre nel 94 la clamorosa polemica col maestro Abbado che gli costò addirittura l'allontanamento con la formula tonante e demodè di persona non gradita dal teatro milanese. Spesso ho ricevuto proteste per gli articoli di Paolo Isotta, ma erano articoli splendidi, scritti in maniera magnifica, e quando dopo 35 anni ha smesso, si è messo a scrivere dei libri, uno più bello degli altri. Ecco cosa ci aveva detto ai tempi del lockdown, ironico come sempre. La mia vita è sempre fatta di studiare e leggere, che sono anche le cose che preferisco. E quindi la libertà limitata sotto questo profilo non mi nuoce. Ora questa nota libera è volata definitivamente fuori dal pentagramma, a 70 anni, senza preavviso, con un coup de théâtre che non sarebbe dispiaciuto al suo amato Rossini.